Ciao Luca? Ciao Luca. Sì. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Parcheggiato la macchina qua sotto, davanti al centro sportivo Promescaiol. Adesso ritiriamo la bici per Davide. Focus Sam Square 6.8, nuova di pacca. Luca ci accompagna nel giro di oggi. Facciamo un giro più panoramico che, diciamo, tecnico, per prendere anche confidenza con il posto, con le location, con il fondo e tutto il resto, soprattutto con le bici per Davide. Io girerò con la Turbo Levo SL, ovviamente, e magari domani mi tolgo anche lo sfizio e provo la Focus. Vediamo, in base alla lunghezza del giro, all'autonomia della batteria e tutto il resto. Confermo. Davide è focussato. Lui e Luca. Ciao. Ciao Luca. Ciao. Che giro facciamo oggi? Allora, oggi faremo un giro esplorativo, diciamo, della Val di Sole. Sarà un giro non troppo impegnativo, quindi non ci saranno grosse salite o grosse discese, ma sarà un giro prevalentemente di brevi saliscendi con sentieri abbastanza semplici, però molto molto scenografico e molto panoramico. Ok, bene, più o meno 50 km con 1000 di dislivello. 50 km, più o meno un millino di dislivello, okay. Valuteremo in base a anche le condizioni della neve, che come vedete qui sì, ce n'è abbastanza. Si vede già, e a dire la verità anche qua vicino è rimasto un po' di neve. Boh. Valuteremo un po' in itinere, diciamo. Ok, andiamo. Pronti, andiamo. Let's go. Questo centro sportivo Promescaiol qua a destra, ovviamente vi lascio tutti i riferimenti in descrizione. Abbiamo la fortuna, diciamo, di essere attraversati dal fiume Noce, che è questo sì, qua sulla sinistra, ed è uno dei fiumi definito da National Geographic tra i 10 più belli al mondo per fare rafting e attività di motorsport. Figo! Qua vedrete tantissimi rafting durante l'estate, vedrete tantissime canoe, tantissimi ragazzi che vanno con l'Hydro Speed, che è praticamente una tavolettina dove tu sei sdraiato. Ok. Tantissimo da camminare, tantissimo da fare funzioni. Ok. E qua dietro avete le Dolomiti del Brenta, che sono patrimonio dell'UNESCO. Allora, finché non andiamo sul sentiero, tengo il motore spento perché sono quello tra tutti che ha meno autonomia di batteria qua. Quindi vediamo di non arrivare a casa dovendo pedalare 17 kg di Turbo Levo SL in muscolare. 17 kg fa? Sì. Caratteristica della Val di Sole, paesini molto piccoli e ci arrivi con ripidini al 25%. E gran rampe. Rampe. Bene, abbiamo capito che qua il falso piano è al 10%.
Bello! La prima parte di questo giro è tutta, diciamo, destra e a sinistra del fiume, passando un po' sulla ciclabile e un po' su dei passaggi, magari su costoni, come avete visto anche prima, sui fianchi della montagna. Oggi sarà veramente un po' più easy anche come passaggi, un giro diciamo più turistico. Domani, sperando anche nel meteo e nello sciogliersi di ancora un po' di neve, andremo più in quota e faremo un giro partendo un po' più presto la mattina, un giro un po' più tirato, dai. Comunque è figo, veramente bello. Mi diceva Luca adesso che passiamo per Monclassico e Bresson, due paesi che sono caratteristici perché, come si vede qua, affitta camere alle meridiane, neanche a farlo apposta, nel paese quasi ogni casa ha sulla facciata una meridiana. Ce ne sono circa 60, mi dicevi? Alcune quelle che sono passate dall'alba. Figo, non sono tutte meridiane che segnano solo l'ora. No, ne hai bello. Tante di diversi tipi. E in tutto questo si sale. In tutto questo si sale. Si sale. Si riscende. Adesso si riscende. Il tour oggi sarà così. Cos'è? Su, giù, su, giù, su, giù. Bello. Adesso noi entriamo in questa valle qua. Val di Rabbi. Val di Rabbi. Un pezzettino piccolo piccolo. Ok. Passiamo sull'altro versante. Per poi andare e continuare verso la fine della Val di Sole. Ok, seguiamo questi sentieri qui che si chiamano Lecce. Sì, Lecce. Ah, Lecce, scusa. Lecce, in dialetto solano. Sì. Che sono praticamente dei vecchi canali di approvvigionamento dell'acqua. Ok. Che servivano per portare l'acqua dal fiume e portarla nei vari paesi, nelle varie strade. Ok. Quindi una volta si utilizzavano proprio come canali di scorrimento dell'acqua. Adesso sono in disuso e sono diventati dei bellissimi sentieri da fare a piedi o con la bicicletta. Ma bello questo qua, proprio comodissimo, bello, largo, semplice. E ci sono con queste pendenze molto leggere e molto regolari. Ok. E andiamo dall'altra parte. Dove ne troveremo un'altra? Della valle. Questo qua è sempre il fiume Noce? Questo è no, questo è Radiens. Ok. Che è un affluente del fiume Noce che scende dalla Val di Rabbi. Ok. Io resto sempre in eco perché non mi fido di voi due. No. Con la vostra autonomia delle batterie. Quindi Davide, com'è questa Focus Sam Square 6.8? Niente male. È abbastanza agile, molto più del previsto. Buono che abbia il 27,5, che poi mi riporta ancora una bici muscolare. E quindi diciamo che ti ritrovi. Mi ritrovo molto bene. Ma nella guida o nella geometria? Nella geometria, assolutamente, è una moto portata quasi più della tua track. Esatto. E poi come guida? È molto intuitiva o? Facile. Oh, scusa. Che fai, Lini? Sì, ti. Tu mi fai una mezza ruota, io ti limo tutto il giro. Salvo poi scattare in faccia l'ultimo chilometro. Esatto, qui gli amatori peggiori. Quella lì è la Val di Sole. Adesso ci torniamo dentro, come diciamo prima, su questo lato, e prima siamo saliti dall'altra parte.
panchina. Qua passiamo sopra i tantissimi meleti. Oggi il giro è così, di ambientamento. Che padronanza! Qua seguiamo il consiglio di Luca di mettere in trail e a dire la verità io ho messo in turbo. Così non faccio brutte figure. Davide, gli scattiamo in faccia. No, per me. Maledetti. Dai, metti il bus e gli scattiamo in faccia. Maledetto. Bene, momento ignoranza. Check. Adesso basta. Sono sicuro che fatta quella bici normale questa. È tutta al 15-16. No, io ti ho così sono ok. Non so Davide. Per ora no. Dobbiamo andare avanti ancora un pochino. Io farò così. Devi sapere che Davide è molto scenografico nelle cadute. Non so se l'ho ripresa. No, io sì. Tu, ah, tu sei grande, perfetto. Io sì. Spettacolo, grande. Grande, grande. Bella lei. Beh, allora questo mi dice che è il momento di fare una pausa. Mangiamo qualcosa. Dici? Prima pausetta. Poi saliamo di qua. Ready? Ready. Post pausetta si sale. Sì, sì, credo anche Davide tutto ok. Nella pausetta ti si sono piantate le gambe. Sì, sì, qua ci sta la dronatina. Thank you.
pausetta fatta. Mini volo con il drone fatto. Spero che siano uscite delle belle clip, perché la giornata è un po' uggiosa, però vabbè, fa parte del gioco. Riprendiamo. Siamo praticamente a metà giro, dai, 25 km, 400 e qualcosa di dislivello. Comunque con la bici elettrica assolutamente fattibile, anche perché i sentieri che abbiamo fatto oggi sono davvero facili, turistici. Se qualcuno ha quella mezza voglia di provare ad andare in mountain bike elettrica in un posto facile, questo è il percorso, secondo me. Veramente bello. Andiamo. Molto bello, paesaggio super suggestivo, paesetti carinissimi e mantenuti benissimo. Guardavo l'interno perché ero indeciso se buttarmi dentro o no. Qui passiamo oltre il fiume Noce e andiamo sull'altro versante della Val di Sole. In pratica cominciamo a rientrare a destra verso Mezzana, che è di qua. Sull'asfalto sì, ma sull'asfalto sì, perché sai, è più facile, no? Sai che aggrino. Con la turbo levo un po' per le ruote, gli pneumatici, il peso della bici di suo, che poi ha il baricentro molto basso, veramente è più facile da guidare in discesa, anche più facile della Epic Evo che ho adesso, che è una bici da trail, non è una vera cross country. Quindi sì, cioè, ti aiuta tanto. Facciamo un pezzo di ciclabile per rientrare un po' verso Mezzana, come dicevo, nella parte più bassa della valle. Qua siamo veramente nel punto più basso del giro di oggi. Poi credo che ci fermeremo per pranzo lungo il fiume e l'ultimo pezzo di rientro con dei tratti sempre sulla ciclabile come adesso e dei tratti con sentierini, qualche passaggio magari un po' più tecnico, vediamo. Dovrebbe essere questo il programma. Beh, la griglia c'è. Pausa pranzo, panino nel punto più basso, come diceva prima Luca, del nostro giro, praticamente vicino al fiume. Poi rientriamo ancora un pezzo e
confermo che facciamo un po' di ciclabile, un po' di trail e qualche passaggino un po' più tecnico. Post pausa pranzo, ritorniamo sul percorso simil ciclabile barra trail. Quando andiamo su, probabilmente facciamo una piccola digressione rispetto al percorso che avevamo in mente. Non sarebbe uno dei nostri giri se non ci fosse la parte di esplorazione. Quindi Luca ci diceva che andiamo su di qua in cerca di un trail che, a dir la verità, non ha mai fatto neanche lui. Bello! Sì! Davide, ci sei? Qua è cazzuto. Questo abbiamo pezzo. Abbiamo messo in crisi, ragazzi. Sì. Abbiamo messo qua in mi crisi. Avete messo in crisi. Bagnato, aghi di pino, e contropendenza così tosto. Onesto, dai. Onesto, sì. Era bello, dai. Tostino, ma un bel passaggio, dai. Bellissimo, ma... Cos'è paintball questo qua? Ok, 2 ore che pedaliamo, effettivamente. 36 km e 700 di dislivello. Quando la strada diventa colata di cemento con le righe trasversali, non è un buon segno. Io mi gioco il turbo, ho più di metà batteria, quindi 26%, signori, chi offre di più? Senti come Davide ha smesso di parlare. Però è qua con noi, è vivo e lotta insieme a noi. Un po' ci sono ruota, eh? No, ma perché non conosce i sentieri? Ah, è vero. Lì buono buono, buono, ho picchiato un po' le ruotine oggi. Ho visto 25% solo quando ho fatto il giro dei 5 rifugi in bici muscolare. E sono sceso. Amici di Focus, se state guardando questo video, il mio amico Davide gradirebbe una taglia L. Andiamo su? Grazie.
momento Macarena. Mi tocca giocarmi di nuovo il turbo. Tutti. Com'è? Ho sentito un rumore di cambio. Qua è da turbo. Turbo e 164 battiti. Però divertente. Sì, Davide. Ok, ripartenza decisamente in eco, perché sennò ho paura di perdere aderenza. Eccolo, su il telescopico e trail, giù un rapporto e turbo. Non vi nascondo che mi piacerebbe venire per di qua anche con la muscolare su questi trail qua. Ovviamente se fosse tutto il giro di oggi sarebbe con un'andatura diversa, con delle pause fatte diverse, però questo qua deve essere molto divertente, muscolare. Qua ti metti alla prova. Houston, we got a problem. Aia. Aia alla seconda. Sì. Io vado su così. Passaggini, come avete visto, un po' tecnici, niente di impossibile, se li ho fatti io può farli chiunque. Qua un altro mini guado, un altro guado gripposissimo qua, eh.
ho sbagliato. Che pirlone che sono. Non so perché, non chiedermi come, ma volevo cambiare rapporto e ho buttato giù il telescopico. Davide c'è? Che non lo sento. Sì. Ah! Questa era la linea da fare. Bello! Questo era tecnico. Come l'hai fatto tu per dirti? Non rende minimamente. Dopo poco in video si è incasinato perché ha preso grip la ruota e mi ha spinto tanto avanti. Bello! Vieni largo anche qua, prendi lo spondino e dopo chiudi. Bravo, mala che è andato, bravo! Grande! Challenge, chi arriva più su, lì. Vai Luca. Ah. Nella challenge sicuramente ha vinto Luca. Noi ci siamo fatti prendere la mano e siamo andati in cerca di problemi. Tirato una riga dritta, ho detto passo più alto di lui. Di rientro direzione Mezzana, tagliamo ancora su questa strada per andare un po' in quota in cerca di un paio di single track per scendere, rientrare in paese. Ci ho provato. Anche il trail era troppo per la neve. Posti comodi dove mangiare. No way! Questo è il motivo per cui abbiamo preferito venire su in e-bike. Ancora neve.
Questo single che abbiamo fatto in costa è veramente una figata, bello, ci stava la digressione, figata. Mi incastro di qua, oltre. Ultimo strappetto dopo 53 km e 1300 di dislivello, ho ancora due tacche di batteria, mi gioco il turbo mentre saliamo in fianco al circuito dove fanno i campionati del mondo, dove hanno fatto i mondiali di DH, di cross country. Trasferimento di rientro sulla ciclabile, 55 km, 1400 di dislivello, giro super top, veramente una figata, bello fruire della valle su un versante con sentieri e un giro un po' più easy, per passaggi più facili, meno ripidoni sia come muri in salita che ripidi in discesa. Poi passare di qua, fare un pezzo di rientro, sfruttare anche qua la ciclabile come stiamo facendo adesso di rientro, con la possibilità di andare a cercare qualche single track, qualche discesa un po' da guidare. Figata, veramente contento del giro di oggi e contento anche Davide, che comunque diciamo era un po' più a secco di bici rispetto a me. Autonomia e batteria della turbo levo, adesso sto rientrando in trail, quindi impostazione intermedia 2, con i chilometri e il dislivello che abbiamo fatto veramente l'ho piallata, adesso è ultima tacchetta rossa, però 55 km e 1400 di dislivello, quindi assolutamente non poco. Rientriamo da Promescai Hall e probabilmente incontriamo The Boss Francesco Ravelli. Fino alla fine, eh?
Molto. Bomba, io sono molto contento, divertito e fatto fatica il giusto. Bene. Ci vediamo domani? Assolutamente sì, e domani... Domani giro... Domani si spinge, domani si apre il gas. Va bene, vado a caricare la levo sul portabici e dopo caricare la batteria e ci vediamo domani. Grande, grazie. Grazie a voi, ragazzi. A domani. A domani. Tip top. Sì, perfetto. Tac. Una volta che c'è dentro il perno, veramente non va da nessuna parte. Rientrati in hotel, o meglio appartamento Monte Giner. Turbolevo in carica. Doccia. 2 hours later. Allora, come sempre, massima sincerità nei contenuti. Ci eravamo organizzati per fare la cena e tutto il resto. Abbiamo dimenticato tutto quello che serve per cucinare, l'olio, il sale. Quindi siamo tornati al ristorante pizzeria Dolomiti a Di Maro e abbiamo preso per asporto. Primo giorno di riding in Val di Sole andato, tutto il resto già fatto, abbiamo già preparato anche la roba per domani. Si parte più presto alla mattina, facciamo un giro un po' più tirato, quindi con una salita probabilmente unica, molto più lunga, andremo penso in quota e poi faremo una lunga discesa, vediamo anche in base alle condizioni meteo. Ci vediamo domani, iscrivetevi al canale, lasciate un like, in descrizione riferimenti sia dell'appartamento dell'hotel Monte Giner dove siamo adesso, sia i riferimenti di Promesse Sky Hall dove abbiamo noleggiato una delle bici, la Focus Sam Square 6.8 su cui ha pedalato Davide. Lasciate qualche commento se volete chiedere qualcosa, o io o i ragazzi di Promesse Sky Hall risponderemo sicuramente. Ci vediamo domani, ciao!